Ultima partita casalinga per Livrea, che con la vittoria rimarrebbe matematicamente nella categoria, contro un Pavia bisognoso di punti per evitare i play-out. Primo tempo decisamente noioso, con le squadre più preoccupate a non scoprirsi che ad attaccare. Due sole azioni degne di nota, una per parte. La prima è del Pavia, punizione di Carbone che appoggia D'Agostino, gran tiro e Rossini devia in angolo. Dal correr la palla spiova in area, colpo di testa di Brighenti che non inquadra lo specchio della porta. Arriva Carbone, defilato, che calcia sul fondo dalla parte opposta. Sulla chiusura del tempo Livrea con Minorelli sfiora il gol. Bella rovesciata del numero 11 Arancione che coglie in pieno la traversa a serena battuta. Secondo tempo e padroni di casa in gol, punizione di Murante. In area sbuca Bruni che anticipa di un soffio serena e deposita il pallone in rete. Ci prova ancora Livrea con palla rosso, entrato al posto di Marfia, che invece di tirare cerca di servire un compagno, ma la difesa rinvia. Sul rovesciamento di fronte un bel cross di De Vincenzis in area non è deviato in rete per un soffio da D'Amico. Arancioni ancora all'attacco, azione di Baldi che ruba palla ad Agostino, serve in area Bacleckler che non sbaglia e batte serena per il 2-0. Il Pavia si scuote, gran destro di Carbone che impegna Fantin, entrato a sostituire Rossini, uscito per infortunio. Sotto la pressione ospite Livrea sbanda, su un pallone innocuo interviene Murante che di testa mette la palla sui piedi di Longobardi che tutto solo deposita la palla alle spalle di Fantin e riapre la gara. Ancora emozioni, dall'angolo palla in piena area, sale di testa Cerbi che manda la sfera a sfiorare il palo della porta Poradiesi. L'ultima azione è ancora del Pavia che con la forza della disperazione si butta in avanti, fallo in area su Longobardi. La trattenuta c'è, ma l'arbitro non decreta il rigore. Ed Amico da due passi calcia verso la porta, ma Fantin si supera e para. È finita. Scene di gioia incontenibile, giocatori che vanno verso la curva a regalare le maglie. Livrea anche quest'anno, seppur con fatica, è riuscita a rimanere nella categoria. Adesso aspettiamo di vedere cosa riserverà il futuro a questa società.